Eccoci qua ancora in compagnia dell'amico scrittore Roberto Quaglia e abbiamo parlato sempre di tante cose, ma non ti ho mai fatto una domanda riguardo alla musica. E visto che noi abbiamo una rubrica nel nostro canale il mercoledì sera tenuta da Nello, Dagon Lorai, Matteo Galantini e Ibiza Kira Santiago, dici insomma qual è la tua storia in questo contesto, quali sono i gruppi che ti piacciono di più. Tra l'altro hai avuto anche un locale in cui hai ospitato anche personalità importanti nel mondo della musica genovese. Dici qualcosa a riguardo? Beh, sono discorsi appunto diversi quelli della panteca del nostro locale. I miei gusti particolari diciamo che possono variare moltissimo a seconda delle circostanze, perché la musica a seconda delle situazioni uno è nell'umore di sentirsi una cosa rispetto a un'altra, e per cui la posso ascoltare o quando sono a casa, o quando vado in automobile, oppure quando scrivevo. Adesso non scrivo più tanto, però quando scrivo, per esempio, la musica è fondamentale in certi casi. Se metto la musica sbagliata, peggiora. Mi ricordo che, per esempio, uno dei miei libri di fantascienza, il momento più bello che ricordo di tutto il libro è quando scrissi magari l'ultimo capitolo, che insomma c'era un certo entusiasmo per finire il libro, e che fu scritto tutto in un giorno, in una tirata di parecchie ore, nelle quali ascoltai le sinfonie di Beethoven dalla prima all'ultima in continuazione, continuando ad aumentare il volume tra una e l'altra, mentre magari aumentavo anche il mio tasso alcolico coerentemente, e poi il libro è finito bene. Okay. Per dire che ecco, questo era un caso appunto di musica dove un pezzo del cervello si ascoltava Beethoven e un altro pezzo stava scrivendo il libro, e le due cose in qualche maniera calzavano. In generale, mentre scrivo, soprattutto se è scrittura creativa, chiaramente non di tipo giornalistico, quindi narrativa, se è creativa, a quel punto mi vengono bene le musiche ipnotiche, cioè le musiche che mi possono indurre un lieve stato di trance, perché in quelle condizioni. Beh, le musiche per esempio di Jean-Michel Jarre funzionavano benissimo, io ne abusavo appunto molto quando scrivevo Jean-Michel Jarre. Mike Oldfield. E anche musiche con un certo spessore intellettuale, anche se... Beh, a me piacevano, ecco, rumore basta, non mi diceva niente. Okay. Se passi giorni e giorni a scrivere tutto il giorno, non è che puoi ascoltarti sempre solo Jean-Michel Jarre, sempre certo. Solo, perché poi dopo un po' ti vengono la nausea, quindi magari mi facevo anche... Qualcosa di più dispersivo. Io partivo magari. Esatto, da qualcosa di meno gradevole, che però facesse le sue funzioni di induzione di trance, e poi culminavo invece con quelli che mi piacevano di più, ecco, no? Però poi questo era uno dei casi, no? Poi ascolto vuol dire anche l'hard rock degli anni 70, no? Ok, ricordo che mi mandasti qualche tempo fa anche dei gruppi rumeni. Tu insomma sei molto legato anche a quel paese. Ah, è vero, sì. Beh, quello lì, vabbè, sono eccezioni. Comunque, per esempio, c'era un gruppo rumeno che si chiamava Phoenix, okay. Che non ha niente da invidiare ai grandi gruppi americani del progressive rock degli anni 70. Okay. E erano rumeni, sono bellissimi, cioè, non ne sapevo niente neanch'io, ne ho scoperti da poco. Sì. E
tra l'altro mi ero anche ritrovato a bere una birra con uno di loro. Non lo so. Comunque mi ero ritrovato anni fa a bere una birra con uno di loro, prima ancora di aver ascoltato la loro musica. E tu dicevo, guarda che questo è uno dei Phoenix, boh, non so, era un ex simpatico. E poi ho sentito i loro album, si trovano su YouTube, valgono veramente la pena. Okay. Comunque, vabbè, diciamo che non li ho ascoltati tanto, perché li ho scoperti anche tardi, poi... Certe cose del rock progressivo degli anni 70 ormai sono, come si dice, hanno formattato un pezzo della mia testa, per cui non sai mai se ti piacciono perché sono belli o perché sei stato condizionato ad apprezzarli dal punto di vista emozionale. Ecco, esatto, ti hanno toccato e quindi ti sono rimasti lì. Li ascoltavo a 18 anni, allora poi sai mai, era anche solo che per quello ormai hanno un valore affettivo, certo. Che è rassicurante, che ti crei la tua comfort zone quando te li risenti. Riguardo alla Panteca Volante, c'erano, non lo so, dei gruppi o comunque degli artisti che chiamavate più spesso, cambiavate, c'era un genere più specifico? Ma noi avevamo gli strumenti a disposizione del pubblico, quindi... Ah, ok, anche per fare delle jam allora? Era sempre jam, tutte le sere, okay. Essenzialmente, il che produceva un sacco di rumore terribile molte volte, però occasionalmente delle grandi serate quando c'era qualcuno di bravo, no? Ma guarda, io frequentavo questo posto che era proprio in zona Principe, che si chiamava La Panteca Volante. Sai, all'epoca appena che c'erano tutto questo fiorire di locali, cioè, me la ricordo che non era come adesso, era grigia, non c'erano tutti quei... Qui hanno rifatto tutto dal 92, no? Con la storia delle 92, colombie, poi il G8, però come devo dire, questa città negli anni 80 era veramente grigia, cioè tu qua passavi non vedevi neanche che c'era il Palazzo Ducale, era tutto grigio. In Panteca era cresciuto musicalmente Francesco Baccini, no? Quindi sì. Suonava tutte le sere negli anni, a metà degli anni 80. Lì. Da solo? Da solo, lui piano, da solo, sì. Piano. Beh, un momento, lui da solo, lui suonava da solo quando era da solo, ma poi, visto che lì c'era lo spirito della jam session, okay. Qualcuno si aggiungeva. Molte volte c'era appunto jam session, c'era lui e altri, eccetera. Cioè, io ho ancora un sacco di video di queste jam session fatte lì all'epoca, no? Però come detto, in tanti anni è passato un po' di tutto, no? Insomma, quindi vabbè, quello era un altro discorso. Grazie Robby.